Ed eccoci tornati, amici sportivi, di nuovo in diretta dal Palazzetto dello Sport Emilio Joca Strucheli di Nova Gorica per seguire il primo incontro della fase finale del campionato italiano femminile categoria nazionale. Le magnifiche otto che durante la stagione regolare del circuito che si chiama BTF, Billiard Tour femminile, si sono garantite l'accesso e l'acquisizione dei primi otto appunto posti in classifica, che danno loro il diritto di contendersi a eliminazione diretta al meglio delle tre partite su cinque ai 60 punti, di contendersi appunto il titolo di campionessa italiana 2015-2016, titolo che è in possesso della giocatrice che vedete sotto la sovraimpressione provare il biliardo, la romana Cristina Fiori. Sono di fronte infatti Cristina Fiori, romana classe 1973, otto volte finalista in un titolo italiano di categoria, parlo appunto del femminile. Finalmente l'anno scorso ce l'ha fatta conquistare, dopo appunto otto finali, il titolo di campionessa italiana, con mia somma gioia, peraltro sono amico di Cristina da qualcosa come 25 anni. Contrapposta a una mia compaesana, la pavese o milanese come dice lei, che risiede a Pavia, Raffaella Ugé, si stanno scambiando i saluti di rito e stanno contendendosi il tiro di acchito. Chi più si avvicina, dopo aver impattato la sponda corta superiore alla corta inferiore, avrà diritto di battere con la palla bianca il tiro d'acchito. Campionato italiano BTF, la finale, la prima volta che le quote rosa, come vengono spesso menzionate nel gruppo Facebook Amiamo il Biliardo, la prima volta che vanno in diretta per l'intera durata della manifestazione, parlo della fase finale del campionato italiano, è una cosa fortemente voluta da Betitali e anche dal sottoscritto. Proprio con Cristina Fiori avevo parlato di questa bella eventualità a partire dal mondiale di settembre. Intanto è andata a battere il primo tiro d'acchito la Ugé, schiaffo sul largo, buono il posizionamento delle biglie. Sulla strada del duomo di tre la Fiori, leggermente difettosa la forza, era corretto il punto di biglia avversario impattato, non ha difeso. E giro a disposizione per Raffaella, giro scorrente, colpo in testa, leggero effetto a sinistra, più che altro per stabilizzare l'ultimo tra le due biglie. Ottima l'esecuzione della lombarda, 4 punti e buon posizionamento delle biglie. Vi dicevo del movimento femminile che giustamente è seguito e sarà seguito negli anni a venire sempre più dalla Federazione Italiana del Biliardo Sportivo, la FIBIS, proprio per, anche come è volontà delle atlete, proprio per inserire l'attività di queste atlete direttamente nella stagione regolare, direttamente nel palinsesto, diciamo, dei maschietti, quindi della BTP, quindi non giocare in sede divise come è successo negli ultimi anni, ma di giocare in contemporaneità con lo svolgimento della BTP, del Billiard Tour Pro. Intanto sponde biglia di ottima fattura per Raffaella Ugé, tre birilli per lei, 8 punti, messa diagonale, partita davvero forte. Raffaella alla ricerca di un'affermazione, diversi secondi posti a suo appannaggio, non è mai arrivata la grande affermazione che quest'anno è venuta sicuramente qua in terra slovena per cercare. Imprecisa su questa divisione Cristina Fiori e traversino, su questa bricolla scusate Cristina Fiori, e traversino a disposizione per Raffaella Ugé. Cristina ha impattato di una sponda invece che di due la palla avversaria, non è venuto fuori questo disegno. Decide di batterlo di misura, scelta non molto felice per la Ugé, che non punisce l'avversaria su questo errore, ma avrebbe potuto scavare già un gap molto più importante dei
12 punti che già la dividono dall'avversaria. Tre sponde di calcio sul largo, appena largo al rosso. Bella interpretata invece da rosso. Non è buona nemmeno la forza. Non è ancora in partita Cristina, deve ancora le polveri un po' bagnate. Traversino a disposizione per la UGE. Vediamo se si corregge rispetto all'errore di prima, abbastanza evidente. No, decide, evidentemente non aveva una porzione di palla sufficiente per battere il traversino, cerca di rifugiarsi in difesa con questa smezzata, non difende. Vediamo la scelta della giocatrice romana. Sponde palla, colpo in testa, leggero effetto a destra, rimpalla, non gli dice malissimo. Come vedete le biglie sono parificate, cosiddetta parificazione 10-10 nel medesimo quadrato. Vediamo se decide di andare di due sponde Raffaella Ugge oppure di tirare immediatamente sulla palla avversaria, cercando di costruire probabilmente una diagonale difensiva. Gioca pallino da tre e non è davvero una brutta idea, anche perché la rimanenza che propone non è assolutamente delle migliori. Bisogna vedere che cosa vede Cristina, se vede la sponda lunga nell'allineamento dei pieni delle biglie o se la corta. Probabilmente vedeva una via di mezzo, ha tentato questo angolo a contenere la corsa della battente nel quadrato di sinistra. Manovra non coronata da successo, esecuzione frontale a disposizione per la UGE. Gioca questo filotto ad aprire di seconda e terza, impatta troppo grossa la palla avversaria, realizza tre punti, non difende, possibilità offensiva anche se non comoda ora per la Fiori. 15-0 il punteggio in favore della giocatrice lombarda. Giro per la Fiori, tentativo non coronato da successo, perde un po' il controllo delle biglie. C'è difesa di Castello, ma c'è comunque una candela discretamente comoda con la palla avversaria sulla testa del Castello dell'italiana, veramente a pochi centimetri dallo stesso. La battuta sembra davvero buona. Ottima la misura della UGE che incastra la biglia della Fiori nel Castello. Intanto sullo streaming 1 con commento a cura del mio socio Nicola Biondi sta iniziando l'altro quarto di finale che vi andiamo a proporre sul nostro streaming tra la Fiorentina, già due volte campionessa italiana, Simona Agostini, e la numero uno della classifica di quest'anno, l'anconetana Daniela Romiti. Agli ordini dell'arbitro Semeraro è la partita proposta sullo streaming 1, mentre l'arbitro del nostro incontro, di quello che stiamo seguendo sullo streaming 2, è di Ciccarelli di Torino. Ceccarelli di Torino, scusate. Ancora fuori partita per il momento Cristina. Calcio di traversino per Raffaella Ugge. Gioca di misura, due birilli per lei, sei punti, difesa ad occhiale sul traverso del biliardo, si porta a 23. Penso sarà contento per questa inquadratura uno dei nostri amici che è Nicola Racchello, più conosciuto dal pubblico del grande biliardo Nick 3 di calcio, che ha sempre osannato questo tipo di inquadratura, quindi penso sarà contento. 3 di calcio sul largo del Castello per Cristina Fiori, lascia biglia.
la partita è comunque lunga, 4 partite su 7 il traguardo per arrivare alla semifinale. Campionessa italiana per il momento fuori concentrazione, sta passeggiando nervosamente ai bordi del biliardo, buon per lei che la Ugella combina un po', quindi non sfrutta la palla libera, squarcia la palla nello sfaccio di Acchito. Fortunata nella rimanenza, trova un rimpallo di tazza passata che comunque porta le due biglie in difesa, costretta ad una garuffa la Fiori che lascia palla nuovamente. Avvio davvero complicato questo di Cristina. Ancora palla libera per la Uge che cerca la sventaglina, anche in questo caso non coronato da successo il tentativo offensivo, slabbrato, difficile fare la sventaglina così larga. Anche questo è un errore sicuramente figlio della tensione. Vediamo se si sblocca Cristina. Ancora no. Ha bisogno di abbattere qualche birillo per sbloccarsi in questo incontro. Innesta la prolunga Raffaella, decide che neanche con la prolunga può arrivare a battere il tiro nel modo corretto, quindi si sta affidando allo steccone. Scusate, ci sono dei cellulari probabilmente che fanno un po' di interferenza. Scusate, c'è stata una piccola interruzione video. Ci sono stati 8 punti. Io come voi seguo l'incontro da uno schermo, da un monitor. I biliardi sono discretamente distanti. In conseguenza non ho potuto apprezzare a pieno il tiro. Ho visto che comunque ha realizzato 8 punti la Uge. È bellissima la risposta di Cristina Fiori che si scrolla da addosso questo momento brutto, riesce a realizzare i primi punti e anche se attardata in questo incontro, speriamo per lei che cerchi la reazione. Bricolla per la Uge sul largo del castello, ottima difesa e ottima la forza impartita da Raffaella alla biglia. Probabilmente vede qualcosa la Fiori, anche se sembra orientata, no, è andata a guardare l'uscita tra la seconda e la terza sponda, batterà di corta lunga. Vediamo la forza che decide di imprimere al tiro, gioca a scendere, prende la palla piena, la forza ideale di questa esecuzione qualora si impatti la palla avversaria piena è quella di accompagnarla alla sponda corta a colla. Striscio pallino da 4 probabilmente per Raffaella Uge, no, che si disinteressa del pallino, evidentemente non ha letto che non c'era proporzione in questo tipo di esecuzione che avevo personalmente suggerito. Si affida un giro che fa però stretto un po' la caratteristica di questo biliardo, abbiamo visto anche nelle partite
del campionato juniores, che la tendenza di questo tavolo è appunto quello di chiudere un po' il giro. Raddoppio per Cristina Fiori, scarseggia troppo la palla avversaria. È anche vero che gli è partita una steccata un po' risentita, non l'ha fiondata, molto morbida, non efficace, non realizza, non difende, e l'Auge può andare all'esecuzione di questa dritta in candelare di seconda e terza. Si mantiene sul grosso, sviluppando verso il castello la palla avversaria di effetto. Realizza due punti ma non difende, abbastanza limpida adesso questa occasione per Cristina, che può accorciare il passo. Attardata, 37 l'Auge, 8 la Fiori. Cristina Fiori che nel tempo si è anche molto impegnata nella zona di Roma. Intanto buona questa esecuzione, 8 punti per lei e difesa. Si è impegnata anche a diffondere il biliardo nella capitale, è un'istruttrice federale. E quindi utilizza anche parte del suo tempo libero per insegnare il gioco del biliardo. Candela intanto per l'Auge. Penso abbia difeso, vediamo se si orienta a sua volta per la candela. No, non ha difeso, punta sotto, quindi probabilmente giocherà all'angolo. La prende grossa, se si avvita lo fa di seconda, e infatti alza la mano in segno di scuse. Non era questa la sua intenzione, l'intenzione di Cristina era quella di giocare l'angolo di prima e portare la palla battente dopo aver ruotato la lunga di sinistra nell'angolo di destra. Con lo steccone l'Auge batte a 37 questo sfaccio, vediamo se decide di giocarlo di una passata o se decide di tirarci. Di una passata, due punti per lei. Buona la forza, la palla della Fiori è praticamente a colla in sponda corta. Di due sponde Cristina. No, decide di alzare e tirare. Sporziona, prende la palla avversaria scarsa. Pallino da tre, e questo tipo di posizionamento secondo me è già assolutamente un premio per questa esecuzione non brillante per il momento, ma ripeto, la campionessa italiana secondo me non è ancora entrata appieno in partita. Vediamo cosa sceglie di giocare. L'Auge di due sponde di effetto a sinistra, gioca l'incastro, lo gioca anche bene, forse leggermente timido di forza. Due punti e messa diagonale comunque per lei, si mantiene in controllo, lasciando a più 16 il gap che la separa dall'avversaria. Dalla sponda corta di schiacciata, ora Cristina Fiori. Si mantiene sulla grossa, non c'è forza nell'esecuzione, è limpidissima questa occasione ora per Raffaella Auge, che può battere a 41 questo traversino, dovrebbe disinteressarsi della rimanenza, l'importante è realizzare il pieno su questa esecuzione. 8 ci sono, l'ha anche giocato molto bene. Due passate, messa di traversino, bravissima Raffaella, ne aveva avuto qualche secondo di buio nella fase centrale di questo primo set, adesso è ritornata pienamente in controllo, si è portata a 49 contro il 25 della Romana,
due sponde a scendere per Cristina Fiori, che lascia di nuovo palla, la terza palla in mano che concede la campionessa iridata. La UGE batte a 51, palla in mano, quindi può far suo questo primo set. Il cammino è lungo, per, come vi ho detto, per aggiudicarsi l'incontro. Incontro al meglio dei 4 set su 7. Quindi bisogna sia giocare bene che tenere bene psicologicamente. Gioca anche il pallino da 4, mi sembra, la UGE. Molto brava Raffaella. E qui c'è un po' lo zampino, secondo me, anche del fidanzato. Ricordiamo che Raffaella UGE già da qualche anno è fidanzata con il nazionale e talentuosissimo anconetano Riccardo Barbini. Intanto ottima questa risposta di Cristina Fiori, che vuole rimanere in partita anche se ha sicuramente mentalmente ha ceduto un po' le armi in questo primo set, ma vuole rimanere concentrata. Dicevo, sicuramente la vicinanza con il titolatissimo fidanzato gli ha permesso di imparare nuove esecuzioni, di affinare la sua tecnica, che era già comunque una delle tecniche. Intanto chiude con questo pallino da 3, si porta sull'1-0 Raffaella UGE, una tecnica che era già veramente importante, considerando che il maestro di Raffaella UGE è stato negli anni uno dei più grandi conoscitori del biliardo italiano, che è Luigi Ceron, appunto conoscitore e opinionista. Lo è stato quando c'era una rivista che si chiamava Biliardo Match, vi parlo di un qualcosa vicino agli anni 80, e anche autore di diverse pubblicazioni sempre sul biliardo. Da sempre è stato, ricordo, il maestro appunto di Raffaella. Sponde palla per la UGE, sfumatura fortunata per lei, realizza 4 punti, non difende probabilmente, non abbiamo l'inquadratura, un'inquadratura favorevolissima per capirlo, ma giudicare dal brandeggio della Fiori non ha difeso, anche se il traversino è da lavorare, non è semplicissimo. Decide di giocarlo di seconda con pallino da 4. 8 punti per Cristina, che probabilmente rende pariglia all'avversaria. Un fenomeno fortunato anche per episodio, scusate, fortunato anche per lei. Trova questa stevola. Raffaella si affida a questa candela come risposta, si mantiene sullo stretto dove c'era questo pallino da 4 che ostacola e non poco la manovra della Fiori. Vediamo se vede questo tipo di esecuzione, se decide di andarci dalla lunga con la possibilità di inserire anche il pallino dei mirilli. No, decide di andarci dalla corta, di bricolla di tutto effetto. Addirittura in appoggio. Tre ci sono, vediamo il finale delle biglie, ma non ha difeso. Traversino per la UGE. Undici a 4 Fiori, secondo set 1-0 nel computo dei set per la UGE. Colpo appena sotto pancia, effetto a destra, gradi tre corse probabilmente, ha puntato l'effetto ma non gli è partito, è un errore.
l'errore che a volte accade, si può fare, quello di puntare l'effetto, ma nel momento dello scarico non mantenerlo, cioè non inciderlo nella palla, ruotare addirittura la stecca dall'altra parte e quindi non imprimerlo alla palla avversaria. Giro per Cristina Fiori, trova un rimpallo, era un giro che partiva piuttosto alto, quindi aveva bisogno di più effetto sulla sinistra, in questo caso per condurre la battente nell'angolo. Caso contrario poteva succedere questo, quindi di trovare la battente sulla linea dell'avversario e rimpallare traversino sulla conseguente rimanenza per l'Augé, che questa volta lo sfrutta meglio, realizza 7 punti, impatta la Fiori a quota 11. Sfaccio per Cristina. Intanto si è concluso sullo streaming 1 il primo set, appannaggio, se non sbaglio, di Simona Agostini. Difesa per Raffaella Augé. Mi stava dicendo fuori cuffia Nicola, che sull'altro canale, appunto sullo streaming 1, mi ha detto una partita da manicomio, quindi stanno giocando molto bene le due giocatrici, quindi la Agostini e la Romiti. Ritorniamo sul nostro biliardo. Non vede palla Raffaella Augé, si affida a questa garuffa e qui c'è un errore abbastanza grave, salta palla sul largo. Beve 6 punti, più 2 di palla in mano, 8. Avanti la Fiori 19-11, che beneficia anche di palla in mano. Fa mettere dall'arbitro Ceccarelli di Torino la biglia all'acchito. Vediamo Cristina, brillante colpitrice di solito, vediamo se il braccio sia un po' rodato. No, per il momento no, ha trovato addirittura il rimpallo. Entrambe non hanno mai sfruttato appieno le palle in mano concesse. Prima ci sono stati due errori della Augé e adesso questo errore con una rimanenza piuttosto fortunata della Fiori. Al volo di una, Raffaella Augé, vediamo che forza decide di attribuire all'esecuzione. Mezza forza, cercare di parificare sulla sponda corta. Non difende. Traversino a disposizione di Cristina Fiori, anche se è un traversino da conoscere e da lavorare. Si gioca di colpo sotto ed effetto a destra, aumentando la forza dell'avversaria. Non la pensa come me Cristina, che decide di giocarlo di pelo di palla. E ancora una sfumatura più che favorevole sul rimpallo. 4 punti per lei. E difesa sembra abbastanza complicata anche la bricolla.
Vediamo se ce l'ha stecca piatta, se la deve creare di parabola. No, sembra ce l'abbia stecca piatta. L'ha dovuta scavare moltissimo però Raffaella, anche se, ripeto, questo biliardo ha la tendenza a non scivolare molto per essere un tappeto nuovo e di conseguenza facilita questo tipo di esecuzioni. Vede palla la Fiori, traversino per lei, vediamo se lo gioca di seconda e terza di tre passate. Due punti per lei, buona comunque la conduzione delle biglie. Non è mai semplice, soprattutto all'italiana, trovare la difesa di Castello sui traversini a tre passate. Ci si affida generalmente e spesso e volentieri a una messa di posizione. Traversino anche per la Ugge, si rialza, è perplessa. No, decide che non la vedeva e quindi si affida a un tiro di accosto dalla corta, cercando poi interferenza con il pallino. Tutto sommato buono il disimpegno. Giro per Cristina Fiori, brava Cristina, giro di scuola, birillo rosso per lei, 6 punti, è un giro che in quella posizione è impostato giusto quando l'occhio lo percepisce molto stretto. Cristina ha interpretato bene la posizione, solo leggermente corta, non ha difeso, ma non ne approfitta sul conseguente sfaccio la Ugge, che realizza 2 punti ma conduce comunque bene entrambe le biglie in difesa. Intanto sto guardando gli altri incontri. Allora, sul biliardo, sullo streaming 1 abbiamo detto Agostini contro Daniela Romiti, l'anconetana Daniela Romiti. Sul biliardo numero 3 Maddalena Sambucci contro una new entry del circuito femminile, contro una veterana che è Marilina De Laude. E l'ultimo quarto è quello che vede contrapposte la romana Pulcini contro la milanese Marino. ...36-13 intanto il parziale del secondo set qui sul biliardo streaming 2. Vediamo come decide di attaccare questa biglia. Realizza 2 punti. Era una situazione un po' particolare dove il pallino dava, nell'esecuzione sia di sfaccio che di filotto, dava noia davvero tanto. E tutto sommato non si è disimpegnata male Raffaella. La Fiori sta andando a guardare la posizione di questa candela della palla avversaria, vediamo che forza decide di dare, se gioca di misura, se decide di allungare la bianca fino alla corta. Decide di allungare la bianca, nello scarico probabilmente gli parte un effetto indesiderato sulla destra della battente, la battuta mi sembrava giusta, non incontra la palla avversaria, quarta palla in mano concessa da Cristina Fiori all'avversaria, che in 2 partite sono un po' troppe, anche se non ho ancora visto la grinta
che contraddistingue il gioco della campionessa italiana. Due passate a retrocedere, tiro antico di Raffaella, la prende biglia solo leggermente grossa, era ottima davvero come idea anche vista la posizione del pallino. Certo che continuano a farsi dei cadeau sulle palle in mano. Sponde biglia qui a un erroraccio di Cristina con il pallino che allargava il castello. A volte la tensione gioca dei brutti scherzi anche a una giocatrice veterana ed esperta, entrambe lo sono, come Cristina Fiori, che ripeto che di campionati italiani ne ha giocati tanti, ma che soprattutto ha giocato qualcosa come 8 finali per il titolo. Quindi una giocatrice che sicuramente è abituata al palcoscenico, sicuramente può anche giocare un po' il fatto della diretta, la finale del femminile del campionato italiano delle nazionali è sempre stata l'unica partita trasmessa, e la novità che abbiamo, intanto ottimo questo disimpegno di Cristina Fiori, la novità che abbiamo un po' voluto portare con Bet Italy, quindi con lo streaming, quello proprio di riprendere in modo praticamente integrale la fase finale del campionato italiano femminile degli juniores della categoria base, quindi dare la massima visibilità a questo evento. Due numeri di questo campionato italiano. Otto pro, i magnifici 8 che comincerete a seguire a breve in questi giorni sulle reti di Rai Sport. 16 nazionali, la fase finale dei nazionali la seguiremo praticamente integralmente a partire da domani. 80 master iscritti al campionato, 256 prime categorie, 249 seconde, 223 terze, 128 coppie, quindi per il campionato italiano tutti doppi, quindi 256 giocatori, 32 juniores, 8 nazionali femminile. Quindi un numero consistente di giocatori che è venuto qui all'inizio della terra slovena. Nova Gorica è veramente a un soffio dalla frontiera italiana per disputarsi il titolo di campione italiano. 28 gli arbitri impegnati, 2 i direttori di gara, i sempreverdi Rosolino Iacò e Sarto Orfeo. Questi 28 arbitri dirigono questa schiera, questo esercito di giocatori su 18 biliardi più un biliardo televisivo che è installato non in questa sede ma presso l'Hotel Perla, sempre qui in Nova Gorica. Questi un po' i numeri di questo campionato italiano. Due sponde per Raffaella Ugge, non ha tagliato, colpito l'avversario a larga, comunque ha ottenuto una buona difesa centrale. Garuffa per Cristina Fiori. Larga e lunga e giro a disposizione della UGE. Decide di batterlo riportando le biglie nel medesimo quadrato, 4 punti per lei. Sembra discreta anche la parificazione.
vediamo che cosa sceglierà Cristina, se il traversino di mezzo colpo o se il giro a scambiare i settori. Sceglie per il giro. Il giro è centrato, vediamo se il pallino creerà interferenza. Non è proprio questa la forza canonica del tiro. Quattro punti comunque li realizza Cristina e probabilmente trova anche un'interferenza di pallino. Comunque l'esecuzione, qualora l'avesse, non è nitida. Infatti si rifugia nuovamente in difesa la UG, tentativo di difesa non coronato da successo. Filotto a disposizione di Cristina, ripeto, nella norma brillante colpitrice, ha sempre fatto del gioco d'attacco la sua forza. E questa comincia a essere una steccata delle sue. Tirata in candelare di seconda, la steccata era buona, tesa con una buona velocità. Man mano il braccio si sta sciogliendo. Vediamo la risposta della UG. Seconda e terza a incandelare, realizza solo il pallino, tre punti. Rimane comunque attardata, 45 la Fiori contro i 32 di Raffaella Uge. Intanto sono in parità sullo streaming 1 la Fiori e la Romiti. Ha pareggiato il conto la Romiti in questo secondo set, quindi 1-1. Realizza un pallino da 3 la Fiori ma non difende, quindi Raffaella Uge può andare all'esecuzione di questo giro. Lo gioca a scorrente, due punti per lei, buona l'esecuzione. Buona anche la difesa, la ruffa non difficile ma con qualche insidia che può creare il pallino. Pallino preso in modo ideale, 7 punti per la giocatrice romana, si porta a 55 contro i 34 di Raffaella Uge, che ha comunque a disposizione uno sfaccio, una dritta meglio, non sfruttata appieno, 2 punti per lei. Difende. Non penso veda qualcosa della biglia avversaria. Cristina infatti si sta indirizzando verso la sponda lunga di sinistra per andare all'esecuzione di un tre sponde di calcio. Sul largo può addirittura realizzare il pallino da 3. L'ha sbagliato stretto e non di poco. Un errore che potrebbe essere grave a questo punto del set. Batte a 38 Raffaella Uge, che realizzando il pieno è una buona difesa.
si rimetterebbe pienamente in corsa in questo secondo set. Dieci punti ci sono, non difende ma si è portata pericolosamente sotto, come dicevamo, 48, Uge 55 fiori. Comunque adesso ha un set point piuttosto nitido a disposizione Cristina Fiori, vediamo se deciderà di attaccare di striscione oppure di giro. Carica il colpo sotto, quindi gioca a giro, sullo stretto può fare 4-3-7. Buona la conduzione delle biglie, ma non si avvicina ulteriormente all'obiettivo. Problemino qui da risolvere per Raffaella, però sembra orientarsi addirittura a stecca piatta, ma non, infatti ero proprio adesso, ero proprio, avevo l'inquadratura veramente a favore e si vedeva che non c'era un'angolazione ottimale a stecca bassa. Ha rimpallato, non gli ha detto davvero male, l'esecuzione frontale non è delle più semplici per la Fiori, che decide di metterci sotto la stecca e tirare l'angolo, probabilmente angolo un po' a palla fai tu, parte un disegno di americana che trovando un rimpallo fa carambolare l'avversaria sul pallino e gli dà la chiusura di questo secondo set, set un po' rocambolesco soprattutto nella fase finale, dove le giocatrici non hanno giocato al loro livello. Ripeto, siamo nei primi momenti di incontro di un quarto di finale del campionato italiano, ci si sta giocando una stagione e addirittura in diretta streaming, quindi il tutto può battere un po' nel sistema nervoso, come si dice in gergo. All'Acchito, Raffaella Uge, 1-1. 62-33, 60-48 i parziali dei due set. Intanto vedo proprio in tribuna Riccardo Barbini e alle spalle lo sponsor tecnico di Raffaella, sia di Raffaella che di Cristina, che nominiamo anche se senza voler fare pubblicità, ma è talmente simpatico, è il pisano Doc Silvano Barabba. Biliardi di questa manifestazione invece sono stati montati, così come al Mondiale di Milano e alla BTP, se non erro, di Gallipoli. Qua chiedo informazione a Paolo Di Gennaro, che tra l'altro è qua seduto accanto a me, da Maurizio Landolfo. Addirittura ho saputo una cosa che me l'ha detta adesso Paolo Di Gennaro, che non sapevo. Allora, 9 biliardi di questi 18 sono stati montati da Maurizio Landolfo e 9 da Ballabio. Quindi, giustamente, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Certo che è una distesa di biliardi davvero imponente, colpo d'occhio gradevolissimo. Se state seguendo in multitasking i due incontri, tra una partita e l'altra, nella pausa c'è uno spot che hanno girato i nostri tecnici, che fa proprio vedere questo parterre veramente bello, uno dei posti più belli che ho visto sia per giocare sia per vedere giocare, veramente. Nonostante lo scetticismo iniziale per questa location, non, che c'è stata un po' per tutti, diciamo che i social hanno dato un po' il polso della situazione,
In molti però si sono già ampiamente ricreduti, perché io stesso quando sono arrivato qua non me lo aspettavo, anche se già dalla BTP di Varese avevo ricevuto feedback proprio da Paolo Di Gennaro e dal padre Raffaele Di Gennaro, che avevano fatto un'ispezione del luogo e mi avevano detto che era veramente bello, e in effetti non posso che dargli ragione. Ancora praticamente inviolate le reti nel terzo set, e ci pensa la UGE a muovere la marcatura con questo capolavoro angolo di prima a girare con la palla avversaria. 8 punti per lei, davvero una esecuzione fantastica questa di Raffaella. Sponde biglia per Cristina Fiori, ancora un errore piuttosto vistoso di Cristina, la prende proprio al contrario, non difende, anche se non è di semplice esecuzione questo filotto a stecca alta. Vediamo addirittura se decide di attaccarlo o di giocarlo di una passata. Conoscendo un po' Raffaella, lo gioca di una passata. Ecco qua, ve lo stavo annunciando, ve l'ho annunciato a voce, mi danno la conferma i nostri tecnici, vedrete un video proprio a brevissimo della sala che ospita questa splendida palestra, che ospita, eccolo qua, che ospita i campionati italiani. Guardate che distesa meravigliosa di biliardi. Adesso lì dove vedete le finestre aperte, chiaramente è tutto chiuso, oscurato in modo tra l'altro elettronico. Guardate sulla sinistra la fantastica tribuna che permette veramente di osservare tutte le partite da qualsiasi angolazione. Sulla destra la direzione di gara. E qui il nostro nuovo logo BTV. betitaly.tv, che accompagna le immagini del biliardo. Abbiamo iniziato questo anno fantastico dal mondiale milanese di settembre e chiudiamo questa stagione qua in quel di Nova Gorica, sperando che volta per volta siamo riusciti a darvi un servizio sempre migliore e anche qualche innovazione tecnologica in più. Questo filotto urta pallino da 3, Cristina Fiori non difende, filotto a disposizione anche per la giocatrice pavese. Due di prima, non brillante questa esecuzione, il braccio non è sciolto, evidentemente in questo momento è ancora l'emozione un pochino a farla da padrona tra queste due giocatrici. Seconda e terza per Cristina Fiori, questo raddrizzo. Ancora nulla di fatto. Scusate, c'è un piccolo problema tecnico, non sta aggiornando il punteggio. Niente di buono, né birighi né difesa,
giro per Cristina Fiori con arrivo pallino 3. Capolavoro di Cristina Fiori. Doppio rosso, 13 punti per lei. Esecuzione di scuola, tirata perfettamente.
Ed eccoci di nuovo in collegamento, chiedo scusa ai nostri telespettatori, c'è stato un intervento tecnico, avete visto il canale offline per qualche minuto, tutto ripristinato a velocità supersonica dal mio fido Rosario De Giorgi. Sostanziale equilibrio in questo incontro, 1-1 il computo dei set, 42 fiori, 37 ugge in questo terzo set, e vedo dal pallino rosso vicino al nome di Cristina Fiori che ha usufruito dell'extra time. Raddrizzo, mano sul legno per Cristina Fiori, davvero impegnativo questo. Questa la c'entra perfettamente, capolavoro di Cristina Fiori, esecuzione a stecca alta di seconda e terza, vediamo la forza, se risale sotto i birilli è veramente priva di difetti questa esecuzione. Così cambiamo l'inquadratura per cortesia a Rosario, anche se è andata leggermente lunga, comunque gesto tecnico davvero valido. Risposta a disposizione per Raffaele Ugge con questo giro scorrente ad allargare, arrivo pallino da tre. E capolavoro anche per Raffaella, vediamo l'arrivo leggermente abbondante rispetto al pallino sullo stretto. Due belle esecuzioni davvero di queste due giocatrici, l'esperienza direi più che decennale, che ci stanno facendo vedere ora un bel biliardo. Giro a tutto biliardo per Cristina Fiori, colpo sotto senza effetto, ancora sullo stretto, le giocatrici non hanno ancora preso confidenza con questo biliardo che ha una spiccata tendenza a chiudere le traiettorie, appunto, di giro, traiettorie di 3 e di 5 sponde. Non è un difetto, è una caratteristica, il biliardo sembra anche piuttosto dritto, quindi non ha grosse imperfezioni di corsa, vede palla ma si affida a questo sponde biglia ad intestare. Raffaella rimpalla, buon per lei che trova una specie di parificazione, la Fiori dovrà andare presumibilmente di due sponde, corta lunga, anche se continua a guardare l'avversaria frontalmente, decide di affidarsi all'esecuzione frontale. Vediamo cosa c'è nei progetti di Cristina. Traversino e pallino da 4. Traversino lo realizza di seconda, sfiora sia il rimpallo che il pallino da 4. Non eccezionale questa esecuzione di Cristina, che comunque la porta a 56, a solo 4 punti dalla conquista del secondo set. Attardata la Ugge, che batte a 43. Questo traversino di calcio molto delicato, decide di giocarlo veloce. Certo che si mette così, si mette a favore di pallino. Vediamo se vede biglia, si è portata comunque a 47, non penso la veda piena la Fiori, e invece sì, perché è andata a vedere la porzione per lo sfaccio. Colpo in testa senza effetto, steccata da affondare sulla palla battente, senza paura, mantenendosi sulla palla grossa, freddissima in chiusura Cristina Fiori, che fa suo il terzo set. Quindi porta la partita dall'1-0 al 2-1. Chiede pausa Raffaella Ugge e pausa anche per noi.
Ed eccoci di nuovo in collegamento, è terminata la pausa tra le due giocatrici, 2-1 per Cristina Fiori, incontro al meglio dei 4 set su 7. Gioca il canonico buca a buca, Cristina Fiori rimane lunga, può subito andare all'attacco la Ugge, che ci mette la stecca per cercare di costruire questo giro di colpo, palla parte, gli parte troppo veloce, realizza il pallino da tre e una difesa un po' fortunosa, ma ci sta, soprattutto quando gli incontri sono così lunghi, qualche episodio fortunato da una parte e dall'altra è quasi naturale. Bricolla per Cristina Fiori, non precisa in questa esecuzione, nel suo intento probabilmente c'era quella di allungare la palla avversaria al pallino, pallino che adesso diventa obiettivo su questo giro ad allargare leggermente a disposizione di Raffaella Ugge, che lo batte splendidamente. 4 punti di Castello, 3 di pallino e ancora difesa diagonale per la giocatrice lombarda alla ricerca della grande affermazione. Entrambe le giocatrici che sono state costrette troppe volte alla seconda piazza, Cristina ce l'ha fatta sbloccarsi l'anno scorso, vediamo se questo è l'anno di Raffaella. Bricolla per la Fiori, che diminuisce la forza, ancora stretta l'esecuzione e ancora non c'è difesa. Vediamo se la Ugge giocherà il giro oppure semplicemente il pallino da tre. Probabilmente la scelta più saggia, quella del pallino da tre. Gioca invece il giro, lo esegue perfettamente. Capolavoro di Raffaella Ugge, 10 punti per lei. Si porta nettamente in vantaggio in questo quarto set. Garuffa a disposizione per Cristina Fiori, mantiene sulla palla, pallino da tre che si alza davanti alla palla avversaria, questa non è fortuna, fa parte delle evenienze e delle possibilità del tiro. Certo che è che adesso Raffaella ha davvero un problemino da risolvere, dovrà andare a cercare palla di due lunghe. Carica d'effetto a destra, sfiora la palla avversaria che però non tocca, concede biglia libera alla Fiori, che fa posizionare dall'arbitro Ceccarelli la palla all'acchito. Decide di giocarlo dalla parte normale dei destri per assicurarsi la marcatura. È attardata di 15 punti, quindi deve realizzare per portarsi subito addosso all'avversario. Ancora continua il festival degli errori sulle biglie libere. Due punti solo per la Fiori, che si porta 7 contro i 20 della Ugge. E ancora giro a disposizione per la giocatrice lombarda. Giocato girone con arrivo pallino da tre. Un obiettivo è centrato, ottima la conduzione della palla battente. Brava Raffaella che è riuscita a reagire al perentorio 1-2.
della Fiori. Traversino di Cristina Fiori, 4 punti per lei. Adesso stanno cominciando davvero a essere più regolari le due giocatrici. Striscio di leggero effetto contro per l'Auge. Trova la palla avversaria troppo sullo stretto, più che altro abbondante la forza, non difende. E giro a disposizione per la giocatrice romana. Peraltro Cristina Fiori è una delle dirigenti periferiche della FIBIS. È stata presidente del Lazio nel precedente quadriennio olimpico. Paritetico era Vito Primasso, adesso si sono semplicemente invertiti i ruoli, il presidente è Vito Primasso e il paritetico è Cristina Fiori. Realizza 4 punti ma non difende, Filotto a disposizione di raddoppio, a disposizione dell'Augé, lo gioca immediatamente sul castello, 8 punti per lei, 10 e difesa, ottima questa esecuzione, molto più grintosa da quando è tornata dalla pausa l'Augé. Garuffa per Cristina Fiori sul largo del castello. Vediamo dall'inquadratura, ci sembra abbondante la forza. C'è ancora un raddoppio a disposizione dell'Augé, che può giocarlo più o meno come prima, quindi immediatamente sulla fila di prima o sul due interno a incandellare di seconda, lunga lunga centro con la battente. Si mantiene troppo grossa, probabilmente entrambi gli errori, troppo grosso non gli è partito effetto. Vediamo se almeno arriva a difendere, sì, la difesa c'è. Ancora bricolla per Cristina Fiori, che non ha mai per il momento giocato nel migliore dei modi. Questa esecuzione è sempre stata lunga. E infatti guardate anche l'esperienza della giocatrice, cambia tiro, cioè non gioca la bricolla ma si affida al tre sponde di calcio, perché evidentemente ha visto che oggi questo tiro non gli è molto congeniale. Tre sponde di calcio che mi sembra abbia giocato bene sul largo, dovrebbe aver trovato difesa trasversale, cerco di cogliere anche dalla mimica facciale di Cristina, in effetti la difesa c'è, palla avversaria all'altezza del 30, vediamo se l'attacca l'Augé o se decide di appoggiarsi, si appoggia ma probabilmente non arriva, e non di poco, di una ventina di centimetri. Ancora biglia libera per Cristina Fiori. Vediamo se verrà sfruttata questa volta. Ripeto, non sono state brillanti, nessuna delle due giocatrici è stata brillante nell'esecuzione delle biglie libere concesse reciprocamente. Si mette ancora dalla stessa parte, prima aveva preso il 2 interno e qui addirittura siamo addirittura più allargata, quindi con il rischio di prenderla ancora grossa, infatti arriva addirittura il rimpallo. Cenno di disappunto di Cristina, ne ha ben donde, su due palle in mano ha realizzato solo 2 punti. Buon per lei che la rimanenza delle biglie non è delle peggiori. Sponde biglia a disposizione della Augé. Mantiene sul largo,
e trova questa diagonale difensiva con la palla avversaria che mi sembra anche abbastanza in mezzo al mare, quindi probabilmente Cristina Fiori sarà obbligata ad andare al volo dalla sponda lunga di destra. Invece no, c'è ancora la diagonale di Bricolla. Colpisce la palla avversaria sul pieno, l'allunga fino alla sponda lunga opposta. Buona questa esecuzione, soprattutto in chiave di forza. A stecca bassa, Raffaella Uggè per andare a giocare questo giro con un pallino da tre in arrivo, ancora stretto. Deve essere davvero difficile comunque correggere questa caratteristica del tavolo. Tutte le giocatrici sono state, salvo in rarissime occasioni, sempre sullo stretto nei giri, sia ad allargare che a stringere. Garuffa impegnativa, palla avversaria in centro biliardo, c'è da scavare bene l'effetto, non interrompere la steccata. Molto brava Cristina a intercettare la palla avversaria. Vediamo la forza, sembra aver trovato anche quella. Ottima difesa sul traverso con palla avversaria a colla all'altezza del 30 della sponda lunga, ancora appoggio per Raffaella Uggè, che sicuramente adesso allungherà per non incorrere nell'errore che ha fatto in precedenza. Vediamo che cosa sceglie Cristina. Cambia addirittura mano e va a battere di mancino. Parte troppo stretta, certo, è chiaro che giocare con il braccio non proprio un'esecuzione di sensibilità non è semplice. Giro volante, pallino da 4, solo 4 per Raffaella Uggè. Solo pallino da 4. Gli gira dietro. Buon per lei che trova misura, quindi difesa. Vediamo se la Fiori si affiderà ad uno striscio di calcio o altre sponde. Sembra orientata per lo striscio. Palla avversaria sulla testa del castello dell'Italiana, quindi leggermente sul largo. Partenza della battente dal primo diamante, c'è cioè un riferimento abbastanza grosso. E qui fa un errore di forza davvero vistoso Cristina Fiori, che non difende, concede questo traversino alla Uggè già avanti per 33-17, quindi può ulteriormente allungare il passo. Decide infatti di batterlo. Fa strike, 12 punti per Raffaella, che giustamente si è disinteressata un po' della rimanenza, ma doveva far pagare l'errore all'avversaria. 45 Uggè, 17 Fiori. Giro a disposizione di Cristina Fiori, che comunque ha qualche problema a costruire il ponticello, dovrà sovrastare con la stecca al castello. La mano la deve tenere circa 40 centimetri, quindi con qualche problemino di precisione riesce a battere comunque in modo abbastanza efficace questo giro. Due punti sullo stretto per lei, non c'è difesa. Vediamo se qua Raffaella decide di attaccare, si sistema per battere di potenza questo striscione. Cinque punti per lei, sta badando al sodo in questo momento e giustamente pensa a marcare. Sono 31 i punti che la dividono dall'avversaria.
trovato anche un posizionamento non malvagio delle biglie. Andiamo a Cristina, qua passa solo dalla grossa questo filotto, dalla scarsa non penso, infatti il rimpallo era in agguato questo tipo di diagonale. Inerzia della partita di questo set, sicuramente tutto dalla parte, tutta dalla parte della giocatrice lombarda. Tirerà il giro, se passa bene, se no il pallino si marca. Il pallino può anche finire nei birilli, come in effetti accade. 5 punti per lei. 55. Si avvicina ancora di più all'obiettivo. Girone, arrivo pallino da 3 per Cristina Fiori. Girone risulta stretto, il 3 è marcato. Pallino da 3 per Raffaella, penso che non azzarderà altro, bisogna solo arrivarci. Riesce a far passare la biglia, ah no, c'era più distanza da questa inquadratura, si apprezza meglio, c'era una ventina di centimetri, quindi circa 2,5 biglie. Tra la sponda e il pallino, traversino di misura per Cristina Fiori, che tocca il pallino con la mano facendo all'arbitro di averlo toccato. 57 per Raffaella Uggè, che batte, chiusura 4-2-6, e chiude qui il quarto set e si va sul 2-2. E quindi siamo, come sta dicendo il mio socio anche in commento sullo streaming 1, siamo alla bella in entrambi i biliardi, come giusto che sia, sono le migliori 8 che si contendono il titolo ad essere venute qua, in quel di Nova Gorica, e quindi era normale aspettarsi partite tirate fino all'ultimo set. Vediamo quindi in questi ultimi 60 punti chi si aggiudicherà il diritto di giocare la semifinale del campionato italiano nazionale femminile 2015-2016. All'esecuzione la campionessa italiana in carica, Cristina Fiori. Sul biliardo accanto abbiamo Daniela Romiti, leader della classifica BTF dell'annata. Si disimpegna bene. Cristina Fiori, Garuffa a disposizione di Raffaella Uggè. Pallino da 4 per lei, davvero ben giocata. Si era visto subito che era partita una steccata molto bella, molto limpida. Intanto a soffrire lassù in alto nella tribuna il fidanzato di Raffaella, Riccardo Barbini. Cristina Fiori in appoggio sul pallino da 3, leggermente abbondante la forza, 3 chiaramente realizzato, era praticamente attaccato alla palla avversaria, ma non difende, traversino di mezzo colpo di prima per Raffaella Uggè.
giocato 4 punti sul largo del Castello. Probabilmente non ha difeso, cioè un girone considerando piuttosto impostato, considerando appunto la tendenza del tavolo a chiudere le traiettorie. Decide che non è il caso Cristina e si affida ad una bricolla sul largo del Castello, pallino da 3 e difesa. Adesso si vede proprio il cambio di atteggiamento di entrambe le giocatrici, che non vogliono rischiare, vogliono cercare di mantenersi sulla difensiva sperando nell'errore dell'avversaria e nella conseguente possibilità di attacco, la cosiddetta schermaglia. Pallino da 4 sul pelo della palla avversaria, pallino da 4 preso e difesa di traversino per Raffaella Augé, che si porta a 12 contro i 6 della Fiori. Due sponde a scendere per Cristina Fiori. Ottimo il disimpegno della romana, trova una porzione di palla avversaria ideale, tiene una specie di parificazione, giro c'è ma impegnativo. Trovato un filo di rimpallo, penso, visto il movimento delle biglie, era appunto impegnativo il giro. Vediamo se ha trovato interferenza di pallino. Giro per Cristina Fiori, dovrebbe vedere palla piena, qui l'ha sporzionato, la paura di prendere il pallino, giocata, ha fatto un po' la parte da leone. Vediamo come decide di attaccare questa posizione Raffaella. Sta puntando qualcosa di colpo, quindi giocherà il giro forte a ingaruffare, a ritornare nel quadrato superiore. Era non male davvero l'idea, c'era un po' di pericolo di rimpallo dopo che l'avversaria aveva attraversato il castello dopo il giro. Rimpallo evitato, giro stretto. La forza comunque buona, bricolla per la Fiori, che è uno dei tiri che per ora ha inquadrato di meno, ancora sullo stretto. Vede palla, vediamo se giocherà la raddrizzata di una passata o direttamente la difesa. Una via di mezzo che comunque gli dà una buona diagonale difensiva e costringerà la Fiori a un'esecuzione di 3 sponde di calcio. Con la palla avversaria appena larga rispetto al rosso. Ma vede palla. La Fiori addirittura sforza questo striscio quantitativo di palla obbligato, giocato bene, presa discreto rischio comunque Cristina, che probabilmente non avendo quadrato molto questo biliardo di sponda non se l'è sentita di tirare un tiro abbastanza schematico, ma che in questo momento evidentemente vedeva particolarmente impegnativo. Sponde palla in testare per Raffaella Augé, sembra corto.
giro a disposizione di Cristina Fiori. Allargare leggermente, importante la forza, deve essere discretamente sostenuta. Pallino da tre che è buon bottino davvero in questo momento, su questa esecuzione, trova anche una rimanenza diagonale. Vediamo se ha a disposizione la lunga o la corta. Raffaella va di gancio dalla corta, gancio schiaffo. Prende all'interno, che non è mai la parte della ragione di questo tiro. Non difende, e qui c'è una limpida possibilità su questo sfaccio per Cristina Fiori. Sfaccio per Cristina Fiori, la prende grossa e non trasferisce, più che altro non trasferisce il necessario effetto alla palla avversaria. Pelo di palla difensivo a portare la battente nell'angolo di destra per la UG. No, si mantiene sul grosso. Realizza pallino da tre, allora la vedeva molto di più di quello che pensavo. Situazione complicata per Cristina, che giocherà probabilmente il traversino di prima a girare larga con la gialla. Realizza 5 punti e propone anche in questo caso una diagonale un po' ibrida. Vediamo come deciderà di attaccarla Raffaella, da come punta tira il giro a portare nel quadrato di sinistra entrambe le biglie. Prende grossa. Giro risulta stretto, vediamo il termine corsa delle biglie. Comunque parificato sulla corta, ma c'è un traversino di mezzo colpo a disposizione per Cristina Fiori. 15 UGE, 14 Fiori, siamo alla bella di questo quarto di finale, valevole per l'accesso appunto alla semifinale del campionato italiano delle nazionali femminili. Corso di svolgimento qui a Nova Gorica. Traversino decisamente mal sfruttato da Cristina Fiori, e la UG adesso può andare all'esecuzione di un giro a bloccare la battente sul posto e a creare anche interferenza di pallino. Otto punti per Raffaella Auge, che tira fuori davvero una steccata di qualità in un momento così delicato di questo incontro. Adesso qua Cristina dovrà veramente sfruttare questo posizionamento per creare una steola. Il 3 sarebbe il caso di realizzarlo, la porterebbe a 17. Qua abbiamo visto, ha avuto un tentennamento nel brandeggio, la scelta di sponda, bravissima Cristina Fiori, non ha realizzato il 3. Qui la risposta è davvero complicata per Raffaella, anche se guardando bene questa traiettoria potrebbe impattare la palla avversaria dopo una sponda, dopo la corta, inviarla a Birilli o addirittura poter fare il pallino da 4. Non la prende per un millimetro, sfortunata in questo caso
Raffaella concede biglia libera all'avversaria che si porta a 16. Sei punti ci sono, vediamo il termine delle biglie. E centralizzazione perfetta per Cristina Fiori. Ventitré UG, 22 Fiori. E ora è la UG che deve andare a sbrogliare questa matassa. Decide di andarci con di effetto a destra, quindi sulla strada del 2 a mo' di 3. Lascia palla. Ancora biglia libera a disposizione della Fiori, che probabilmente questa volta però dovrà mettere all'acchito, che è un tiro che fino a questo momento non ha eseguito proprio nel migliore dei modi, diciamo così. Decide di non mettere all'acchito, lascia la palla sul posto, giocherà il giro e questa volta sembra davvero ben tirato. 4 punti per lei, buono il posizionamento delle biglie, palla avversaria praticamente, palla battente praticamente a colla. Sponda palla intestare per Raffaella Uge, prende il rimpallo pieno, buon per lei che le biglie terminano in difesa con la bianca praticamente attaccata alla sponda corta. Colpo in testa, effetto a destra sulla strada della Garuffa. Pallino da 3 per Cristina Fiori dopo aver preso un leggero rimpallo. Si porta a 31 contro i 23 della UG. UG che ha a disposizione questo angolo non semplice, mano sul legno. Due punti per lei, affonda bene la biglia della Fiori nell'angolo di sinistra, buona questa esecuzione. Se vede palla Cristina potrà andare a giocare il passaggio difensivo. No, addirittura la vede per la bricolla, si affida, non vede palla, quindi si affida ancora alla bricolla, vediamo se si corregge. Questa volta si è corretta bene, pallino da 3, messa di traversino per lei. Al volo di 2, Raffaella Uge prende all'interno, rischia qualcosa. E traversino piuttosto impostato per la Fiori. Vediamo l'origine, mi sembra impostato leggermente da stringere, quindi se lo batte forte nei birilli. 4 punti, pochi a questa velocità, comunque fanno morale a questo punteggio. 38 Fiori, 25 Uge. Giro sullo stretto,
diamo il termine delle biglie, palla bianca veramente vicino all'angolo, vediamo se ha la possibilità di battere lo spondepallo, se si affiderà a un angolo di seconda forte. Viene fuori una via di mezzo fra tutto, ne viene fuori un angolo di terza praticamente, con biglie quasi parificate. Filotto di raddoppio a disposizione di Raffaella Augé, palla grossa ad aprire di effetto di seconda e terza, qualità di steccata veramente buona, 4 punti per lei, vediamo se va avanti a aprire la palla, no, rimane lì, 4 punti, si porta a 29-38 per Cristina Fiori. Sta puntando qualcosa di forte Cristina, probabilmente lo striscione. Palla avversaria impattata quasi piena, perso un po' il controllo delle biglie. Andiamo, è andata a vedere l'altezza della palla avversaria dalla sponda, probabilmente allora è orientata verso il gancio. Gancio infatti per Raffaella. Intanto è terminata sul largo, con possibilità di realizzare anche il pallino da tre. È terminata intanto, è terminato il primo quarto di finale tra la Romiti e la Agostini. Ha avuto ragione l'anconetana Romiti contro la fiorentina Simona Agostini. È in intervista adesso Simona Agostini con Nicola Biondi. Tanto qua sono parecchio serie le cose sullo streaming 2. Errore piuttosto vistoso su questo angolo. Angolo a disposizione anche per Raffaella Augé. Si è affidata giustamente al passaggio, da come puntava pensavo che lo rischiasse ed è assolutamente saggio e giusto la decisione presa dalla giocatrice lombarda. Gancio a disposizione per Cristina Fiori, la strada della garuffa non c'è. Non c'è diagonale, importante è mantenersi sul largo, tagliare bene. Molto brava Cristina, vediamo, è chiave la forza qui, leggermente difettosa probabilmente, ma non so se ce l'ha nitida la porzione per il giro Raffaella Augé. Sì, da come si imposta sì. Si imposta di colpo sotto ed effetto a sinistra. Si muove troppo, l'allarga, non realizza nessun punto. Fase di gioco piuttosto bruttina in questo momento, non me ne rendo conto perché... Cioè, c'è da capirlo, scusate, perché... Il momento è abbastanza delicato. Chi vince questo set approda alla semifinale. Stavo ascoltando fuori cuffia l'intervista di zia Simona, che è sempre squisita,
bellissimo il comportamento di Simone Agostini a vincere, a perdere, sempre con il sorriso. Vero è che Simone Agostini su quel podio c'è stata due volte, si è presa tanta soddisfazione in questi anni dal Vigliardo, quasi tre mi sta facendo. Io sono un po' di parte per Simona, le mie bambine la chiamano zia Simona, quindi da lì in poi si può dire tanto. Due punti di una passata per Raffaella Uggé, che sta mangiando pian piano il gap che la divide dalla romana Cristina Fiori. Sponda palla sul largo del castello per Cristina Fiori. Buona la forza, non ha impresso effetto a sinistra alla palla battente che gli avrebbe permesso di contenere la corsa di quest'ultima e trattenerla in difesa. Sfaccio a disposizione per Raffaella Uggé. Non semplice, mano sul legno, qualità di steccata perfetta della Uggé, 10 punti per lei, sorpassa Cristina Fiori, si porta a 39 contro i 38, allora se la giocano proprio punto a punto. C'è uno sfaccio, c'è un raddoppio, scusate, a disposizione anche di Cristina Fiori, che lo sparacchia un po', realizza comunque anche lei 10 punti. Qui non c'era tantissima tecnica, ma c'era rabbia, c'era determinazione. Sfiorato il rimpallo di terza, trovato questa difesa, mi sento di dire, leggermente fortunata questa esecuzione di Cristina. Intanto c'è il punteggio che non mi si aggiorna più, quindi chiedo a Rosario di intervenire immediatamente in questa fase di gioco. Dovrebbe essere 41-48, ma cerco di arrivarci io con lo sguardo, ma non ci arrivo. 41 è sicuramente la Uggé. Non riesco a vedere il punteggio della Fiori. Al volo di una intanto. Raffaella Uggé, che decide di appoggiare. Non riesco a vedere davvero il... Eccoci qua, grande Rosario, tempo record. Allora, la Uggé 41, la Fiori 48. Alla ricerca di questo pallino da 4, Cristina Fiori. Vediamo la forza, sembra leggermente lunga. Vediamo se si riscatta alla fine Raffaella su queste esecuzioni di giro su cui non hanno brillato nessuna delle due giocatrici. Questa sembra bella davvero nel cuore del castello. 10 punti per Raffaella Uggé, che si porta 51 contro i 48 di Cristina Fiori. Mezza garuffa per Cristina Fiori, il pallino è sullo stretto, bisogna stare da quella parte, entra troppo e probabilmente è anche lunga.
virtuale match point per Raffaele Augé, con il rosso solo di giro chiuderebbe, ne ha appena fatto uno, vediamo se si ripete. Ecco qua, è entrato al volo con me al commento Nicola. Giro sul largo, diventa una traiettoria praticamente di girone che risulterà stretto. E ora Cristina che batte a 48, ha la possibilità, Nico, di chiudere. Finale al cardiopalma, si stanno facendo un po' di regali. Eh sì, alla fine un po' come se li sono fatti anche... anche la partita che ho commentato tra l'Agostini e la Romiti, sono finali pieni di tensione in cui la lucidità viene un po' meno. Vediamo se, se dà retta a un consiglio, Cristina. Consiglio non dà retta, no. Socio, che ti avevi in mente le tre passate e mezzo, mezzo. Giocare esatto. La tua nella buca in alto, o esatto. Magari si può andare anche in zona morta e fare 0-2 filotto. Bravo, che è stato oggetto di scuola tempi non sospetto in quel di Ascoli. Adesso poi gli tiro un po' le orecchie a vincere a perdere, eh? Vediamo se si rifugia in difesa. Sì, sicuramente ne ha già tirate 2 o 3. E qui la chiave è la forza, quanta si mette attaccato. Cambia l'inquadratura Gianluca, vediamo. Probabilmente c'è anche difesa di Castello, eh. Ah, lo sai che secondo me per la Fiori sarebbe meglio non vederla. Non vederla partita. Davvero, perché davanti è veramente brutta. Bisognerebbe almeno la gioca di sponda. Di sponda e biglia, scavare l'ingresso. Ma io dicevo anche di angolo non ce l'aveva Gianluca. Guarda quante ne vedeva. Oh, ne vedeva fin troppo. 3 e qui bisogna vedere come finiscono. Vediamo se è fortunata. Guarda come si va a scavare dietro, a cercare di scavarsi dietro a questo pallino. 51 pari, ma c'è filotto per l'Augé di seconda e terza. Tra l'altro, se prende il filo di pallino, il pallino può la buona può andare dentro. Questo non ce l'ha. Ha giocato di una passata. Sai che è una bella scelta questa. Ma davvero? Ce l'ha, il suo maestro, a parte il compagno attuale che è Riccardo Barbini, che sicuramente con lui si sta perfezionando, ma il suo maestro storico, non so se sai chi è, Luigi Ceron, sì, il maestro di Raffaella, e ce le ha, queste inculca molto questo gioco di difesa, e ci ha fatto vedere alcune soluzioni belle anche durante la partita. Raffaella, è stata una partita un po' in tensione piena, per entrambe. L'hanno giocata più sui nervi che sul che di tecnica. Ad osservare la partita, intanto fuori inquadratura una delle altre romane. Ha già chiesto l'extra time la sì. Fiori? L'ha no, chiesto adesso? L'Augé. Ma l'ha chiesto adesso la Fiori? Io penso l'abbia chiesto. Penso anch'io Gianluca, perché questa è delicatissima. Vediamo come si sistemano le biglie, se arrivano in parificazione alla fine. Meglio si poteva firmare, eh? Mica male, va a 54, si mette per il birillo rosso e c'è questo punteggio da 9 che è veramente ibrido per la OG, che non so cosa azzarda qui, se gioca angolo e pallino da 4, certo. No, più che altro giro e pallino da 4, prendendo proprio, non c'è, non lo darà mai questo biliardo qua, allarga, stringe molto. Guarda un po' che a momenti lo fa di buca. Certo è che questo è il primo nitido match point per Cristina Fiori. Entrambe le giocatrici hanno già richiesto l'extra time. C'era il passaggio di prima, Gianluca? Di prima... penserei di sì, a vederlo... Sì, deve andare... sì, sì. Io penso di sì. Basta che non lo forzi troppo. Sì, che rischia di farlo stretto.
2. Quel che è peggio è che probabilmente non ha difeso. Non ho Gianluca, difeso. Ha difeso. Se vede un pelo di biglia allo scambio, no, lo vede. Sì. Sì, deve certo comunque. Questo 9, sono tanti 9, Gianluca. No, 9 qua. Mi hanno raccontato che con la febbre a 40 ho fatto un 10 in una posizione del genere. Sì. Me l'hai raccontato tu, ma non me lo ricordo. Sai che sforza qualcosa? Gioca a giro di scambio. L'ha tirato anche molto bene. È leggermente largo, però guarda la distribuzione, sì, sì, delle forze. Qualità di steccata in davvero questo buona. Momento tirare fuori questa qualità di steccata non era affatto semplice. No, e adesso esecuzione delicatissima, perché è uno striscio di leggero effetto contro. Quelli che piacciono tanto a me. Sì. Proprio quelli lì. Vediamo Cristina, comunque abituata alla tensione. Cristina 8 volte finalista campionato italiano femminile e una volta l'ha vinto. Se l'è giocato negli occhi e c'è il rosso e chiude Cristina Fiori e passa al quarto di finale. Che brava Cristina su quest'ultimo tiro di chiusura, è stata veramente fredda e se l'è guardato, se l'è gustato fino in fondo e l'ha tirato benissimo. Vieni qua, poi io e te chiacchieriamo in separata sede. Certo. Brava, innanzitutto brava. Complimenti per il sangue freddo nell'ultimo tiro. Dai. Sì, fatemi respirare un attimo perché mi tremo tutto, quindi con calma. Dai, è stata una partita, l'ho detto, giocata più che altro sui nervi. Non avete giocato bene nessuna delle due. Ci sono stati gli scampoli di bel gioco a tratti e poi un gioco un po' così. Però ti faccio una domanda, lo dicevamo prima, l'abbiamo detto tante volte, no? 8 volte in finale, campionessa italiana in carica, da dove arriva questa agitazione? Dal carattere, non ci posso fare niente, l'insicurezza. E infatti mi stupisco di riuscire a fastidire qua in finale di partita, perché ci sono volute 7 partite perse e una finale vinta con gran fatica. Lei ha giocato un pelo meglio, io a tratti come al solito, che devo fare? Però a tratti come al solito, ma in crescendo, quindi adesso prepariamo sperando alla semifinale in crescendo. E questi traversini, Cristina, poi parliamo in separata sede, io e te chiacchieriamo di traversini. Si gioca, lo so, lo devo tirare forte a fa 12 e mi è mancato il coraggio, ho detto se non la faccio perdo e non l'ho tirata. Come se non la fai perdi? Se non la fai, se non la fai non perdi. Allora, piccolo è aneddoto, l'unico modo che è per vincere. Allora, piccolo aneddoto, almeno cogliamo l'occasione di salutare anche gli amici della Bricolla di Ascoli. Dovete sapere, cari telespettatori, che Cristina Fiori in prova, in tempo di una settimana fa, gliene ho fatti battere 800 e ha fatto 62 volte 12. Quindi era il caso di tirarlo, Cri. Assolutamente sì, però il giro mi è venuto un gran bene. Sì, ma infatti l'ho anche sottolineato, giro di scuola. Dai, vatti a concentrare, a dopo per la semifinale. Chiamiamo qua Raffaella Uggé. Raffa. E eccola qua la nostra Raffa che ha giocato bene. Io quando in queste partite qua non saper dove ti fare è dura, cioè. Immagino. Allora, sicuramente hai giocato meglio, il gioco la partita l'hai portata tu, hai tirato fuori alcune belle cose davvero e poi qualche disattenzione di troppo. Tensione, non disattenzione, tensione. Sì, l'avete buttata molto sui nervi. Io ho citato due tuoi maestri. Uno sul gioco difensivo, dove hai tirato fuori davvero delle belle cose, l'ho salutato e lo salutiamo insieme, che è Luigi Ceron, grazie. Grandissimo nostro amico del biliardo. E poi però ho visto qualcosa, anche qualche un po' di stampino del tuo compagno, di Riccardo Barbini, l'abbiamo detto, in alcune esecuzioni ti ho visto davvero davvero migliorato. Beh, diciamo che nonostante Luigi vanti la paternità della mia scuola biliardistica,
negli ultimi anni sto cercando di rubare qualcosina anche a Riccardo, insomma. Sì, che da Riccardo c'è da rubare parecchio. Preferisco rubare la difesa dal maestro Ceron e l'attacco da Albarbini. Guarda, Timmy, assolutamente, assolutamente dovrei d'accordo. Riuscire in qualche modo a progredire un pochettino così facendo. Dicevo una cosa del perché sono dispiaciuta, sai benissimo, sono amicissimo di tutte e due. Raffaella, che secondo me è una delle giocatrici italiane che gioca meglio, alla ricerca di questo risultato che tarda ad arrivare? Forse è proprio quello, sai. Credo che sia proprio la tensione dovuta al risultato che non arriva mai. Quando ci troviamo, non arriva. Quando ci troviamo al bar insieme, ti racconto una cosa che mi disse Carlo Cifalà prima che vinsi l'ultimo titolo italiano. Volentierissimo. Raffa, io grazie, ti ringrazio come al solito, sei stata gentilissima, anche perdendo, sempre con il sorriso. Quindi arrivederci alla prossima stagione. Grazie mille Gianluca, grazie a voi e a tutti quelli di Bet Italy ovviamente per darci questa opportunità di poter essere guardati anche fuori da questo palazzetto. Grazie, grazie mille. Grazie Gianluca, ciao. Ciao. Sempre gentile, sempre gentili le giocatrici, arrivano sempre con un sorriso pur avendo perso, mi dicono di chiudere. Chiedo scusa per aver interrotto la diretta un po' bruscamente, c'è stato un problema tecnico che abbiamo prontamente risolto. Non sappiamo ancora le partite che verranno assegnate ai nostri canali, andiamo a fare una chiacchierata con la direzione di gara a cura di Sarto Orfeo e di Rosolino Iacò. A presto, risentirci sui nostri canali.